amministrazione non pagherà le tasse, ed è grazie a noi che è uscita questa cosa. Un'altra cosa vi voglio dire, perché sono straordinarie queste cose qua. Un'altra cosa, la legge dei 20 miliardi in prima tranche. Beh ragazzi, non c'è niente di strano. Stefano! A Stefano! Parla il pubblico! Offrite qualcosa da bere! Multinazionale Alfa, Letta, Alfa,
Orlando, ministro dell'ambiente. Ora capite che quando fanno le trivellazioni dell'Eni, il nostro ministro dell'ambiente magari guarda da un'altra parte. Poi allora cominciamo a capire. Dopo Orlando c'è il nostro ministro dell'agricoltura, De Girolamo. Allora anche l'agricoltura biologica, se c'è dentro la Nestlé in questa cazzo di fondazione, lo capite che avrà delle difficoltà. Poi ci sono Lupi, ministro Lupi di Comunione e Liberazione, ministro degli appalti delle infrastrutture. Lupi è quello uguale alla figlia di Fantozzi. Poi c'è Josefa Iva, che ci insegna a tutti ad andare in canoa. Lorenzini, salute. Poi c'è Passera, poi c'è la Polverina, poi c'è Boccia, poi c'è la Garfani, poi c'è Giorgetti, poi c'è la Verde, poi c'è la Seracchiani e Renzi, poi ci sono i giornalisti a Libro Paga, la signora che ha minacciato di denunciarmi, che si chiama Annunziata, bene, l'Annunziata, lei minaccia di farmi querela, mi porta dal giudice perché io ho sbagliato, ho detto una cosa non vera. Io ho detto che lei era Libro Paga dell'Eni, quando lei era Libro Paga dell'Eni. Quindi, però lei dice che io ho detto che era direttrice del telegiornale, non era più direttrice del TG3, ma era un'impiegata di Rai e faceva una trasmissione che si chiama Mezz'ora. Era una giornalista della Rai che era sul Libro Paga di Eni. Eni, e sapete i soldi che ha preso? Sapete i soldi, la quantità di soldi? Vengono a dire a me che prendo i soldi? Benissimo, la signora ha fatto una performance teatrale per lei che si chiamava Cane Nero e ha preso per una performance teatrale 150.000 euro. Poi l'hanno fatta dirigere un giornalino dell'interno dell'Eni che si chiama Oi, ha preso altri 150.000 euro. Non ci sono giornalisti e attrici che prendano questi soldi oggi nel nostro paese, ma sono tutti, quasi tutti così. Qui a Civitavecchia hanno preso l'ex sindaco di Civitavecchia, l'Eni, che ha fatto fare un libro sui ristoranti all'uscita dai caselli, perché era indispensabile sapere dove cazzo andare a mangiare all'uscita dai caselli, e gli ha dato 80.000 euro. Perché? Perché c'è la centrale a carbone che vogliono ingrandire, se li comprano così alla luce del sole, senza nero, tutto fatturato, tutto chiaro. E allora i giornalisti su Repubblica, cazzo di nuovo Repubblica oggi, domani l'Espresso, guardate la foto che mi hanno messo di nuovo nell'Espresso, sono così, così sofferenti, con scritto il movimento è in crisi, cosa farà Grillo? Sono loro che sono in crisi, hanno perso 1 milione di lettori negli ultimi anni, stanno perdendo i lettori, perché prendono per il culo i lettori. Sui guadagni del movimento, sulla diaria, sono andati avanti loro delle settimane sulla nostra diaria. Noi in 2 giorni abbiamo deciso, si restituisce quello che non si spende e quello che si spende si rende conto. Si sono diminuiti del 50% lo stipendio, hanno tolto tutti i premi di indennità, i buoni uscita. Che cosa deve fare di più un ragazzo di 25 anni che va dentro quel cazzo di posto che si chiama Parlamento, che invece è un'associazione a delinquere? Io farei le domande sui soldi, io andrei a vedere gli editori, i grandi editori che vivono in Svizzera, come De Benedetti. Andrei via a dire, De Benedetti, sei entrato Olivetti. Olivetti era la più grande azienda di informatica del mondo, una delle migliori, faceva concorrenza di IBM, aveva 70.000 dipendenti, aveva 17.000 ingegneri. Allora sarebbe da dirgli, quando sei entrato quanti soldi avevi? Quando sei uscito quanti soldi avevi da Benedetti? E adesso lo rimetti, quanti ci lavorano? 250 persone che montano una stampante coreana, vai a Ivrea, è morta,
come questa città è entrando, tutte le multinazionali stanno sparendo, questo paese sta sparendo e c'è gente dietro che si arricchisce, dietro le spalle del poveraccio. Allora basta. Una selezionata da noi, vengono a comprare le chiavi e noi diamo 20 milioni alla Repubblica, 20 milioni di euro, 40 miliardi delle vecchie lire, di stipendi, di soldi pubblici per prenderci per il culo. Ma stiamo scherzando? E noi facciamo reddito di cittadinanza e non viene fuori. Abbiamo fatto la legge sul reddito di cittadinanza con la copertura finanziaria, ma non lo dico. Noi siamo lì al 25%, con 75 che ci guarda e ci sorride, ci fanno i ditini. Dio mio, hanno dato il colpo, sì, di nuovo al 7%. La giunta, la giunta alla Lega. A noi ci hanno dato, non potevano farne a meno, la vigilanza. La vigilanza, la RAI perde, con i nostri soldi, con i canoni, perde 200 milioni all'anno. Hanno 13.000 dipendenti, di cui 3-4.000 fuori. La maggior parte del lavoro lo fanno, lo prendono da fuori già preconfezionato. Vengono a farci i conti a noi. Andate a vedere i costi dei giornalisti. Adesso li stiamo intervistando a noi. Andate a vedere gli stipendi che si prendono. Andate a vedere con che stipendi si prendono da giornalista, da autore delle trasmissioni e da compositore, perché ci sono anche i compositori della musica, della CIA. Sono milioni di euro di CIA, di soldi pubblici, che si mettono in tasca questa gente qua, perché quando parli ti mettono una musichina dietro che non serve a un cazzo per prendere soldi pubblici. E allora, ecco perché lo fanno. Noi tiriamo fuori i cassetti, tiriamo fuori i documenti, andiamo a vedere, ecco perché sono terrorizzati. Sono terrorizzati da un movimento che in tre anni e mezzo, senza chiedere soldi a nessuno, con 2 euro, 3 euro, 2 euro, Grillo, dove hai messo i soldi, non sei stato trasparente. Abbiamo preso per la campagna nazionale 750.000 euro, abbiamo messo quasi tutti i nomi di chi voleva essere esposto, perché c'è gente che non vuole far sapere che ha dato 2 euro, 3 euro. Abbiamo messo 6-7.000 nomi, andatevela a vedere. Abbiamo incassato 750.000 euro, ne abbiamo speso 350 e la differenza abbiamo fatto come abbiamo detto all'inizio. Abbiamo dato 430 milioni ai terremotati del 1000. L'ultimo libro, quello con Dario Fo, dividiamo, vende 100.000 copie, adesso sta vendendo bene anche in Germania. Ma io i miei diritti d'autore, quelli di Casaleggio, li diamo ai Saltamonti di Genova e ai ciechi di Milano. Che cazzo dobbiamo fare? Ma io mi sembra che io non posso fare delle cose per soldi. Ma se io per soldi sarei stato a casa mia, avrei fatto televisione, avrei fatto degli spot, avrei fatto i miei palazzetti a pagamento. Dio mio, quando questa gente qua era a pagamento, che ricordi, che ricordi. Voglio dire che questa la cambiamo così, facciamo il reddito di cittadinanza e ci prendono per il culo, dice dove prendono i soldi, il reddito di questo qua, dai il reddito di cittadinanza. Sì, dai il reddito di cittadinanza chi perde il lavoro, chi non ce l'ha, gli esodati. Poi ti offriamo 3 lavori, se non li accetti perdi il reddito di cittadinanza, come in Danimarca, come in Olanda, come nei paesi civili. Il lavoro, tutti che cercano il lavoro, sui manifesti di questo qui che ha mandato questi miei, non li ha pagati un cazzo, perché se l'avessi pagato io sfasciavano tutto. Allora, questo qui, il suo manifesto, venite da me, il lavoro, il voto di scambio. Non ce n'è più il lavoro, ce lo dobbiamo reinventare. Che cos'è il lavoro? Non può essere tutta la tua vita il lavoro. Il lavoro è una parte importante della tua vita, poi c'è dell'altro nella tua vita, e solo quello. Abbiamo il diritto a essere normali, felici, abbiamo il diritto di stare con i figli, a leggerci un libro, a stare con il nostro, sì o no? Il diritto di stare bene.
da nessuna parte. E fai, io giro, stanno chiudendo tutte le grandi aziende. Purtroppo è questo. O cambiamo mentalità sul lavoro, ce lo reinventiamo. Allora passare dal petrolio alle rinnovabili, può darsi che sia lavoro. Ed è lavoro, fare le case in un'altra maniera. Passare dal petrolio a queste... Bisogna farlo questo passaggio. Dobbiamo pensare a due generazioni. Così pensano solo al cemento. Noi siamo il terzo finanziatore europeo, terzo. Diamo all'Europa ogni anno 15 miliardi. 15! Ce ne ritornano un po' e non si sa dove vanno a finire. Con progetti fasulli, capannoni, chiusi. Progetti che non riusciamo a fare. Ma che cos'è? E vai a vedere dove spendiamo i nostri soldi attraverso l'Unione Europea. Dio mio, ci ghiaccia il sangue. Un terzo vanno a finanziare di nuovo sogni degli anni 70. Cemento, trasporto su gomma, petrolio, centrali nucleari e carbone. Ma che cazzo di ambiente possiamo avere tra 10 anni con questa gente che finanzia oggi queste cose? Un terzo del bilancio va all'agricoltura. Io giro tutta l'Italia, arrivo dalla Sicilia ma anche qua dalla Romagna. Non c'è un agricoltore normale. Sono tutti impazziti, devono vendere a metà costo di quello che gli costa una pesca, un'albicocca. Abbiamo gente che prende sovvenzioni per togliere i vitigni autoctoni e mettere i vitigni francesi. Abbiamo le arance in Sicilia che arrivano da Tunisi. Abbiamo le peste che veramente è una roba. Abbiamo il Made in Italy, che noi abbiamo fatto una legge sul Made in Italy. Bisogna proteggere la nostra madre, è la nostra forza. Nel mondo ce l'abbiamo solo noi, il Made in Italy. E noi siamo. Siamo il secondo produttore di olio d'oliva del mondo e siamo il primo produttore di olio d'oliva del mondo e siamo il secondo produttore e siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo. Ma cosa sta succedendo? Abbiamo l'olio più buono del mondo e importiamo quello spagnolo lampante da tagliare al nostro, ci mettiamo un euro in più al litro, ci mettiamo Made in Italy e riparte una merda. Ma che cosa sta succedendo? E abbiamo 18.000 produttori di olio in sofferenza. Ma che cos'è l'olio? L'olio non è una cosa normale, l'olio. L'olio fattura più della coca e dell'eroina messi insieme. I cinesi stanno scoprendo il nostro olio d'oliva. I cinesi, 1.300.000.000 di persone. Hanno visto quest'olio giallo. Cazzo giallo. Non lo bevono neanche. Se lo spalmano addosso perché è un medicamento. Abbiamo fatto una legge sulla piccola e media impresa, come fare, portare le tasse alla media europea 40%, non 71%. Togliere l'IRA, una tassa estorsiva, più assumi, più ti tassa. Invece i disoccupati, gli esodati e i cassa integrati, allo Stato costano 50 miliardi di euro. Ma perché non fare una legge del buon senso semplice? Assumi, chi cazzo vuoi? E per 3 anni non paghi i contributi direttamente a loro. Guardate che non ci vuole voi. Non ci vuole voi. Tutte queste cose le diciamo noi, ce le prendono, ma in televisione a dire. No, non lo dicono, ci prendono per il culo. Noi i soldi, 42 milioni, non li abbiamo presi. Loro fanno una legge del 2 per 1000 sui negozi. Ma un'altra presa per il culo. Nel 2017 il 2 per 1000, se non dai 2 per 1000 se lo prendono lo stesso. E poi, se vuoi vedere per chi ha votato qualcuno, vai a vedere a chi hai dato il 2 per 1000 e sai a chi ha votato quello lì. Cioè il segreto del voto. In tutto, queste cose prende per il culo Gianni Letta, questo capitano Finus, che per 20 anni, per 20 anni, 10.000 euro al mese, ha fatto di mestiere il nipote di suo zio. Ma che cazzo è questo? Che arriva e fa dei tweet, fa dei tweet. Mi sorto con le rimborsi. Che cazzo dici? Metti, non devi fare nessun piano strategico fino al 2017, a 17 mi metti lì, sono. Dove sono? Non c'è più niente. Ci hanno fatto un colpo di Stato il nostro Presidente della Repubblica, 85 anni, si raddoppia la carica. Unico Presidente al mondo della storia della nostra nazione che si raddoppia la carica a 14 anni di carica. Che va con la Flaminia degli anni 70, decapottabile a salutare, popoli che non ci sono più, ma che cosa?
e lasci passare queste vergogne, e lasci passare che salvino così il culo a Berlusconi e ai suoi che vanno a manifestare dentro Palazzo di Giustizia e non dici nulla, nulla! Perseguire penalmente 21 ragazzi di Nocera inferiore di 20 anni, perché finché mi arriva a me la polizia, adesso mi arriva non la polizia postale, ma arriva quella giudiziaria, che venga, ho la coscienza a posto e ho anche gli avvocati a posto, che vengano tutti, vengano, ma vanno in casa di ragazzi di 20 anni, perché? Perché due anni fa hanno scritto sul blog dei commenti strani sul presidente. Allora voi sapete che siamo l'unico paese al mondo che abbiamo il reato di vilipendio fatto da Mussolini? Se tu offendi il presidente della Repubblica, lui si sente offeso, rischi da 1 a 5 anni di penale subito, e vanno in casa di ragazzi di 20 anni perché due anni fa hanno scritto qualcosa sul presidente. Io me lo ricordo cosa hanno scritto sul presidente, me lo ricordo. E dicevano: caro presidente, adesso sei il presidente degli italiani, allora potresti fare veramente delle buone cose, per esempio cambiare quella legge schifosa che hai usato anche tu quando eri presidente della Commissione europea, che permette e ti ha permesso a te di fare 3 viaggi al mese da Bruxelles a Roma con i voli charter da 76 euro e farti rimborsare 800 euro a viaggio, perché non comincio da Cina lì. Ma che cos'è? È vilipendio questo, è vilipendio, è informazione. E allora mentre lui si raddoppiava la carica, in questo paese lui dava ed era consenziente alla distruzione di un nastro suo e di Mancino, che chissà cosa si sono detti, perché ancora queste parole devono venire a sua vita. Perché si vede che Berlusconi sta dal culo al TV, ma allora certo, perché io sono andato dentro il consiglio d'amministrazione nel Monte dei Paschi di Siena, banca del PD di Siena, dove sono spariti 21 miliardi, poi vengono a parlare delle nostre diarie, 21 miliardi proprio dalla parte, sono responsabili tutti i dirigenti del PD dal 95 a oggi. Quando hanno comprato l'Antonveneta a debito, che si sono indebitati e hanno massacrato la più vecchia e la terza banca d'Italia, chi ha trattato la cosa? La JP Morgan insieme al nostro amico, il nipote dello zio, lo zio, Letta, ci sono dentro tutti, ma non basta, perché se avessero voluto mandare via Berlusconi, che ha dato la colpa a noi, che c'è D'Alema 2 giorni fa, aspetta che lo incroci, perché primo giorno, un giorno l'altro lo incrocio. Siamo noi i responsabili per cui c'è Berlusconi. E allora ditemi un attimo, quando noi abbiamo proposto come capo dello Stato Rodotà, perché non l'hanno votato? Perché sapevano che con Rodotà Berlusconi chiudeva nel giro di una settimana o andava in galera espatriato. E perché hanno fossato Prodi? Loro hanno fossato Prodi. Ma lo sa, ma non è questo. Non è che lui modifica la legalità, le leggi, modifica la giustizia per salvare il culo del Monte dei Paschi di Unipol PD, è troppo poco, c'è sotto qualcos'altro, c'è sotto il processo di Palermo, ci sono sotto le trattative Stato-mafia e sono ancora tutti lì quelli che hanno fatto fuori, forse lì le qualcosa. Posticipano leggi, non le può fare sulla legge carceraria. Voi sapete che noi abbiamo il problema delle carceri pazzesco, sulla pelle di queste persone continuano a lucrare soldi, piani da 30 miliardi di euro per fare carceri nuove, togliere le carceri nel centro delle città e fare carceri fuori per lottizzare i posti in centro delle città. Vai a Brescia, sono 9 in cella di 6 metri per 4 in 9, fanno a turno per stare in piedi, a turno.
Si potevano allargare le celle, li fai lavorare, quelli dentro, i detenuti li fai lavorare, gli mandi un geometra del cazzo, un idraulico che li fanno un po' di mestiere e allargano un po' le celle, non devi fare pise da miliardi. Ma è tutto così. E allora ieri quest'uomo qua di 85 anni dice che il governo Letta durerà 18 mesi. Ma come fai? Non puoi dire? Non ti compete la durata o non durata di un governo, compete al Parlamento, non al Presidente della Repubblica. Si mangiano la Costituzione. Bene, perché 18 mesi? Perché 18 mesi? Perché ci sono le europee. E quest'anno tutte le cariche principali europee spettano all'Italia. Dalla Presidenza del Parlamento, delle Commissioni, all'Italia. Devono arrivare lì loro a mettere le loro zampogne schifose. Le zampe. E sono zampogne. Perché se noi non vogliono rischiare e se noi andiamo alle elezioni prima, ci può essere una seria, straordinaria probabilità che vinciamo noi le elezioni. La situazione è questa, noi parliamo di cittadini, parliamo di crisi qua, di politica interna, ma la politica interna non si può parlare di politica interna se non capiamo nel contesto in cui si fa. Le nostre decisioni vengono prese da distante, Letta l'hanno messa lì la banca centrale, l'avete capito? Noi siamo falliti nel 2011, è successo questo, lo dicono adesso gli analisti della più grande e prestigiosa scuola di economia di Londra. E io lo dico da 3 anni perché sono un buffone, un comico. Allora nel 2011 noi siamo falliti, avevamo un debito di 1.800 miliardi, 900 miliardi erano in mano, cioè metà del debito erano in mano le banche tedesche e le banche francesi. Eravamo falliti, ma non potevamo fallire se non finiva l'Europa. E perché la Germania e la Francia, le banche hanno comprato metà del nostro debito? Boh, perché? Perché ne avevamo venduto 35 anni di vita dell'italiano senza dirlo a nessuno, cioè la gestione dell'energia, dell'acqua, dei depuratori, dell'immondizia, dell'inceneritore, tutto. Non sapevamo niente. E allora succede questo, che non possiamo fallire, ma loro li vogliono i soldi indietro. Perché? Perché non riescono a fare 7 centrali nucleari. Perché c'è Fukushima, non se l'aspettavano. Scoppia Fukushima, non si fa più nucleare, facciamo un referendum sull'acqua e non vogliamo il privato dentro l'acqua. E che quella è una multinazionale che viene a gestire l'acqua quando il popolo dice di no, hanno paura, quella francese, la Veolia, certo. Allora che cosa dicono? Beh, non facciamo più questo, ma noi vi ridiamo dietro la carta che ci avete dato e ci ridate i soldi. E allora non possiamo fallire, cosa fanno? Mandano un curatore fallimentare che è Monti, con l'incarico di spremere tutto ciò che può essere spremuto per far arrivare i soldi a quel cazzo di banca là. E spreme. E la BCE, la banca centrale Draghi, che cosa fa? Dà 500 miliardi alle nostre banche, le quali non possono dare un centesimo alla piccola e media impresa. E che cosa fanno? Con questi soldi ricompriamo il debito in mano alle banche. Era 50-50, adesso 65-35, ne hanno solo 35, arrivati a riprendersi 35 del loro credito, ci mollano perché non siamo più appetibili. E in questa operazione succede una cosa meravigliosa, che le nostre imprese chiudono, che le nostre imprese grosse chiudono, medie, e il debito aumenta, il debito è aumentato oltre 2.013 miliardi, è aumentato nell'anno di 130 miliardi e paghiamo, andiamo a pagare 100 miliardi di interessi sul debito senza crescita, senza industria, senza impresa, fallisce un'impresa al minuto, si suicidano 2-3 persone alla settimana e noi ci siamo abituati che siano dati statistici, la gente si è data a fuoco e non è morire in un modo normale darsi fuoco, è un atto politico perché il paese prenderà fuoco tra un po', sono seduti sulla polveriera.
siamo il debito, non è l'euro, siamo già fuori dall'euro, siamo già fuori. Ma noi discutiamo gli interessi, non ce la facciamo qua. Arrivo da Mazzara del Vallo, i pescatori in crisi, arrivo dagli artigiani, sono tutti in crisi. I centri delle vostre città, delle nostre città, spopolati, chiudono i negozi. A Firenze mi ha abbracciato un cinese, ma dico non ce la faccio neanche più, un cinese. Gli italiani vanno a mangiare la Caritas con i figli, nel paese più ricco, uno dei più ricchi, con delle potenzialità meravigliose. Per questa gente qua che ha 20 anni che ha occupato tutti i livelli, tutti i livelli. E ho visto queste Italie che ci sono. E anche tra qui c'è un'Italia diversa, una dall'altra, c'è anche qua. E l'ho visto nell'ultimo comizio che ha fatto Berlusconi, perché non è Berlusconi, l'hanno votato 9 milioni di persone. E chi? Noi abbiamo 20 milioni di pensionati, 5 milioni di impiegati statali, 1 milione di persone che vive di politica, e sono 26 milioni. Una parte, 8 milioni e mezzo di pensionati devono vivere con 500 euro e forse anche meno. Ma l'altra parte sopravvive, galleggia, c'ha la pensione, la doppia casa, e dice perché devo dar retta a dei matti che mi dicono azzeriamo tutti, mandiamo tutti a casa, perché io in fondo galleggio, è questo il nostro galleggiamento, e stanno lì e hanno paura, li capisco, perché in fondo hanno un lavoro, hanno avuto un lavoro, hanno avuto una pensione, sono anziani, si vogliono godere un po' di vita, perché smantellargli quella sicurezzina che ha? E davanti al comizio di Berlusconi c'erano questi anziani qui, portateli coi pullman, e sentivano un altro anziano sul palco che li rassicurava, quei discorsi che loro sono abituati a sentire in televisione, quindi non c'era niente di strano, sentissi dire ti do lì, lui indietro, ti ci metto anche quello precedente, un settipendolo, il telefenere, loro l'avevano sempre sentito, non c'era niente di strano in quella fetta davanti di anziani come me. Ma dietro c'erano centinaia di migliaia di giovani che non hanno più futuro, casa, lavoro, che devono emigrare di nuovo. Io non ho visto picchiare. Mi dispiace quando devo andare. E mi scuso per Stefano se ha preso qualche coccolone da qualcuno che ha fatto male. Mi scuso io per lui. E allora, la violenza l'ho vista io e non avrei mai voluto vedere una violenza di un giovane che si picca con uno di 80 anni. L'ho vista Brescia, un vecchio di 80 che si picchiava con uno di 20. Ne ha prese tutte quello di 20. Perché il vecchio era incazzato con una vita. Però lì non c'era una generazione tra 20 e 80. Sono due generazioni che hanno rubato a questi due, non c'è più dialogo. E rischiamo di fare veramente una guerra tra generazioni. È questo l'impatto. E questi qui hanno 80 anni, 70 anni, si raddoppiano le carriere, vogliono la sicurezza, vogliono il presidenzialismo, devono andare a fanculo a tutti. Soldi, 98 miliardi di evasione fiscale delle slot machine, ma se vai a vedere chi c'è che gestisce le concessionarie di Lottomag, c'è Mafia, c'è il fratello, c'è la sorella, c'è la destra, c'è la sinistra, si sono spolpati il paese insieme e sono in televisione a fare politica, perché dentro il Parlamento li ho visti, non sono capace a fare un cazzo di niente, li ho visti io. Votano alzata di mano o voto elettronico, e sai che cosa votano? Il comma 5 che sostituisce il comma 7 della legge 14 che va a ostruire la legge 17, non sanno neanche cosa votano, glielo dicono e loro fanno un'alzata di mano o pigiano un tasto elettronico. Noi studiamo, i ragazzi che sono là fino a mezzanotte andate a parlare con gli inservienti, lavorano, studiano, avremmo fatto qualche cappella di qualcosa, perché siamo anche ingenui con la stampa, è una stampa satanata, vedete di stasera cosa uscirà sul giornale, ve ne accorgerete, ma lo sappiamo già. Allora io sono venuto qua a chiederti qualcos'altro, non mi rompo. Noi dall'anno scorso abbiamo quasi raddoppiato i consiglieri nei comuni. I consiglieri, noi viaggiamo dal basso raddoppiando la nostra forza politica nei comuni.
noi ci interessa, in Sicilia hanno fatto 40 liste, 40 liste vuol dire che ci sono centinaia, migliaia di persone che non votano ma partecipano a un progetto che è il nostro è un progetto diverso. L'economia, ha messo ministro dell'economia un banchiere. Un banchiere parla di soldi, di speculazione, parla di spread. L'economia non è parlare di soldi, l'economia è parlare di che cosa fare, cosa non fare, con che energia, con quante ore di lavoro. Perché io andare per il cantiere, arrivo dalla Fincantieri di Ancona, di Trieste, di Genova. Sono tutti chiusi, stanno chiudendo finché la più grande azienda che abbiamo. Abbiamo insegnato a fare le navi a tutto il mondo. Hanno trovato 900 milioni di finanziamenti europei e con questi soldi sai cosa hanno fatto? Hanno comprato decine di cantieri in Asia. Portiamo le navi a riparare in Asia e mettiamo sulla strada dei tornitori, dei brasseur, della gente con due palle così. E oggi vai nei cantieri che c'è gente del Bangladesh che non sa un cazzo di come si svolta una nave. Lasciamo tutto, questo è un paese che scopre e grazie al Movimento 5 Stelle che non ci ha scoppiato un casino, perché noi garantiamo la democrazia in questo paese qua, perché arrivano quelli violenti se no, arrivano Alba Dorata in Grecia, Le Pen in Francia, il partito nazista in Ungheria, noi riempiamo il vuoto con queste persone qua, incensurati, tutti incensurati sono e per trovarli qua cazzo. Finirà così, noi andremo al voto prima, perché non ce la fanno settembre, ottobre, chi galleggia avrà più difficoltà a galleggiare, a meno che noi non facciamo delle operazioni, andiamo a prendere i soldi dove ci sono, rimborsi elettorali, tutti devono venire a casa, due, rimborsi ai giornali per prenderci per il culo, basta soldi pubblici agli editori, tre, provincia l'abbiamo fatto in Sicilia, si può fare anche qua, via le province, col pari comuni. Abbiamo 8 milioni di persone con 500 euro al mese, ma si può, si può! Quando abbiamo 100.000 persone che ci costano 11 miliardi, perché prendono una pensione che va da 10.000 euro al mese a 92.000 euro al mese, si mette un tetto da 6.000, si prendono 7 miliardi e si porta 1.000, la minima dei pensionati che sono a 500, non sono a di soldi, un miliardo l'anno ci costa l'Afghanistan, cosa questo ci facciamo lì in Afghanistan noi, gli alpini nel deserto, non ci sono i soldi. Guarda, quando noi abbiamo fatto le elezioni in Sicilia, che è una, sono entrate 15 persone in Sicilia, cosa c'è? Pazzesca che questa qua, è una mamma che grida perché ci sono leggi che ti portano via i figli che non puoi fare niente. Guarda, interverremo anche su questo, noi non possiamo fare un miracolo, noi possiamo dire signori, questo è un treno che passa adesso, o stiamo tutti insieme per le persone disperate e ci diamo una mano uno con l'altro e ci prendiamo questo paese e saremo, e saremo, e saremo, e saremo, la protezione civile. Prenderemo un paese di macerie, ma succederà così quando verranno mancati i sussidi, gli stipendi pubblici, le pensioni, la casa integrazione, allora chi galleggia non galleggerà più e chi prende il voto di scambio non scambierà più niente perché non ci sarà più niente da scambiare, è inutile che scambi con il costruttore di cemento, non si vendono le case, noi abbiamo fatto un progetto bellissimo che si chiama di social out, dare la casa a chi non ce l'ha significa che abbiamo 1.200 famiglie, 1.200.000 famiglie che non hanno accesso al mutuo perché non hanno accesso alle banche e sono senza casa e abbiamo 2 milioni e mezzo di case in mano alle banche che marciscono perché non si riescono né a fare la manutenzione né a vendere. Si chiama social out, lo Stato, se ci fosse lo Stato! Garantisce! Con certificati presso la Banca d'Italia l'ingresso delle famiglie
famiglie si mettono a posto l'appartamento e piano piano pagano, lo Stato garantisce, se non fa pagare in 10 anni, in 20, in 30 o in 40. Si può fare, abbiamo già la legge pronta. Si può fare un sacco di cose in questo paese. C'è questo treno che passa. O passa questo treno, non so come andrà a finire, ma andremo alle elezioni molto prima dei 18 mesi. Me lo metto qua per iscritto. Molto prima andremo alle elezioni. E allora il PD si è sciolto. Non ci sono più i partiti. Stiamo facendo una rivoluzione. Coperti il cane, non ce ne accorgiamo. E guardiamo la diaria. Su tutte le televisioni del mondo a guardare questo movimento 5 Stelle che si sta formando. In Germania, in Inghilterra, in Spagna, in Francia, da tutte le parti. E noi guardiamo la diaria di 200 euro di uno. Siamo dei miserabili. Andremo al voto. E ne rimarranno due. Perché non ci sono più i partiti. Rimarremo noi, il movimento 5 Stelle e Berlusconi. E come Highlander. Grazie, noi abbiamo già ottenuto un risultato eccezionale, abbiamo passato la sfida più difficile, abbiamo superato il primo turno di queste elezioni, le forze in campo che hanno messo i nostri concorrenti sono state senza precedenti, nonostante questo noi ce l'abbiamo